A 15 anni vuoi solo correre verso il futuro, ma se il destino ti mette davanti il muro di una malattia complessa come la tassia di Friedrich, devi cercare un modo per aggirarlo quel muro, trovare una crepa e infilartici dentro, per volarci sopra con la voglia di ballare con la vita. È quello che hanno fatto i ragazzi che incontreremo oggi, con le loro storie uniche e piene di passione. Ed è quello che hanno fatto gli altri protagonisti del nostro racconto, che non vedremo, ma che hanno affidato le loro parole ad una voce speciale come quella di Vittoria Belvedere. Quando ho incontrato Frederick per la prima volta, non l'ho riconosciuto. Non sapevo neanche chi fosse. Hai la testa fra le nuvole, mi dicevano. Sei sbadato. Stai più attento quando cammini. E invece era lui. Era Frederick, che mi spintonava di qua e di là cercando di indebolire non solo i miei muscoli, ma anche la mia mente. Ora lo so e conosco fin troppo bene la sua forza. Ma c'è una cosa che Frederick non avrà mai di me. I miei pensieri, i miei desideri, il perimetro della mia mente dentro cui corro, danzo e volo sulle nuvole mentre lui rimane a terra, dimenticato da tutti. Lui è Giuseppe. Non si sapeva come mai un bambino attivo che andava in bicicletta, giocava a pallone, aveva gli amici, come mai a un certo punto perdeva l'equilibrio, cadeva. Uno torna indietro da questi incontri con i medici, sembra di non avere più la possibilità di sorriso. La tassia di Friedrich prende il nome dal medico tedesco che nel 1863 descrisse i primi casi di questa malattia. E atassia vuol dire mancanza di coordinazione. Quindi i pazienti sanno fare i movimenti, ma questi movimenti non sono più adatti allo scopo per cui vengono eseguiti, per cui sono effettivamente scoordinati e quindi, per esempio, il cammino, se si è scoordinati, la prima cosa che si fa è si perde l'equilibrio. Anche la parola stessa è il risultato di un grosso lavoro di muscoli che vengono coordinati insieme. Anche questo un po' si perde ed è quella che viene chiamata disartria, che è questa parola un po' aburrattata, un po' rallentata, un po' scandita. Mi fa piacere anche dire che nel 1996 è proprio un ricercatore del BEST, il professor Massimo Pandolfo, che riesce a identificare qual è il difetto genetico che è alla causa di questa malattia. E da questo momento in poi la diagnosi si fa e si conferma con il test genetico. Ho davanti a me come specchio mio fratello, che ha 5 anni più di me, per riuscire a vedere lui che affrontava i primi problemi di equilibrio e anche relazione con la società, con gli amici, compagni di scuola, in modo positivo, mi ha aiutato a affrontare anche la patologia negli anni a venire. Il corpo ha un suo linguaggio. A quel punto viene inficiato il linguaggio liberatorio del corpo. Ecco, già la preadolescenza e l'adolescenza sono una ricerca di equilibrio. Quando il corpo ti dà in contraddizione, quasi in contrasto, non c'è equilibrio, e tu dove lo trovi l'equilibrio? Quindi c'è bisogno assolutamente per i genitori di non andare in tilt e comprendere bene quelli che sono i passaggi, superando meccanismi di senso di colpa perché è una malattia ereditaria, genetica, cioè quindi superare questo e fare in modo che ogni promozione di autonomia possibile possa essere fornita al ragazzo o alla ragazza che si trovano in queste condizioni. Cosa direi se dovessi presentare Frederick a qualcuno? Si chiede Elisabetta. 20 anni da poco e una passione per il mare d'inverno quando gli schizzi ti bagnano il viso. Direi che ti arriva alle spalle e che quando ti sceglie non ti lascia più. Gli direi che è un tiranno, ma gli direi anche che non devi permettergli di mangiarti il futuro e che se hai un sogno lo devi sognare così forte che Frederick non te lo potrà mai strappare dalle mani e dal cuore. La tassia, cioè, non è che ti chiede, mi vuoi. Te la ritrovi lì e poi scegli tu se arrenderti o affrontarla. Mio marito diceva, lascia il lavoro, stai dietro ai bambini.
Invece no, la normalità della vita ci deve essere, perché anche i nostri ragazzi devono poter dire la vita continua, cerchiamo di fare il possibile vivendo giorno dopo giorno con le possibilità che noi abbiamo. Quando ebbi la diagnosi di atassia, io, seppur con difficoltà, frequentavo già l'università fuori sede e quindi ho continuato con le difficoltà. Ho provato a riadattare un po' la mia vita a quelli che erano i miei limiti. Ovviamente ho avuto dei momenti, dei periodi bui in cui avevo brutti pensieri, però fortunatamente sono riuscito a debellare abbastanza bene, oso dire. Anche se la vita mi ha dato un bel avversario, bello, bello tosto, però per ora non vado al tappeto, continuo a stare in piedi, continuo a combattere e non mollo. Quello che mi ha aiutato soprattutto a trovare il mio equilibrio è stato buttarmi nello sport. Significava per me tipo redenzione, riuscivo a trovare il mio posto nella società. Ecco, quello che mi ha salvato quando io correvo in modo agonistico, ho cominciato a arrivare vicino al podio e poi sempre sul podio. È stata una lunga ascesa, ma ne valsa veramente la pena. È indispensabile la conoscenza di sé e lo dialogo, cioè è indispensabile che noi ci conosciamo, abbiamo strumenti adatti della crescita e ricorriamo alla salute mentale. La psicologia is the first, è la prima cosa. Una collega era a scuola, mi dice: guarda Maria, ho trovato questo giornalino di un'associazione che si occupa proprio della malattia che è stata diagnosticata a tuo figlio. E da lì ho cominciato a contattarli, a dire cosa fate, cosa si può fare. E ho trovato delle persone disponibili, come dire, siamo anche noi nella stessa barca. Quando sono andata in pensione dalla scuola ho voluto diventare anche riferimento delle altre famiglie, e rispondendo a quel desiderio primo di mio figlio quando mi ha detto: mamma, fai qualcosa. E quindi questa cosa me la sento un po' come un impegno che ho preso con lui adesso che non c'è, dire sì, dobbiamo fare qualcosa. Quanto abbiamo litigato, Frederick ed io, scrive Marco, che ama le serie crime e sfida il fratello a chi scopre prima l'assassino. Siamo stati duellanti fin dal primo giorno in cui mi ha sferrato un pugno in piena faccia e mi ha detto: ok, adesso qui comando io, rassegnati. Rassegnati. Una parola che ho sentito spesso nei mesi e negli anni successivi. E certo, una sedia ho dovuto riservargliela alla fine, ma una sedia in fondo, in ultima fila, spettatore ingombrante ma non protagonista della mia vita, non interprete e regista di un film che sto scrivendo io e solo io. Lui è Marco. Indubbiamente la mia vita è faticosa e se avessi fatto meno, avrei rischiato meno, ma non mi sarebbe sembrato di vivere. Tante persone ti dicono: non sei adatto, non fa per te, puoi trovare di meglio, e invece se tu ti impegni una strada alternativa per realizzare l'obiettivo, cioè. Molte volte mi sono dato io dei limiti e provare e riuscirci
e sicuramente è stato molto più bello di quando mi hanno dato dei limiti a altre persone. Se c'è un ostacolo, nessuno te lo toglie, non ti devi soffermare a quell'ostacolo, a piangerti addosso e cioè su lungo la strada. Devi imparare il modo a cui girargli attorno per andare avanti. Diciamo che questa è la molla che mi fa andare avanti durante tutti gli ostacoli che effettivamente trovo durante il giorno, e sono tanti. La ataissia di Friedreich è una malattia rara e come tale è poco conosciuta. Quindi abbiamo ideato questa campagna dal titolo provocatorio Rassegnati tu, io ballo con Friedreich. Con questa campagna vogliamo condividere le storie dei ragazzi che hanno imparato a ballare la vita così come si presenta. Ho scritto un libro, Vivere volando. Il volo è una metafora di come io affronto la malattia e ogni giornata. Cioè hai un ostacolo e ci voli sopra per oltrepassarlo. La boxe, il pugilato, uno sport che mi fa sentire molto bene dal punto di vista mentale. La malattia ovviamente cerca di buttarti giù, però te in qualche modo usi la forza, non vai giù in quei peroni. Nei viaggi confrontati in sedia a rotelle in solitaria, andavo a conoscere molta gente che aveva difficoltà e ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa. Tornavo da ogni viaggio e torno tuttora da ogni viaggio che affronto molto più ricco di come sono partito. Quante volte la ricerca medica, a noi genitori che non siamo medici, ci dicono ecco hanno trovato una molecola che forse, a volte qualche piccolo aggancio di speranza c'è, ed è questo che dobbiamo stipulare nei ragazzi, la speranza nel senso che veramente andremo nella strada giusta di trovare la soluzione per la malattia. Una volta scoperta la mutazione sembrava di essere ormai arrivati in cima a quello che era il percorso per la malattia, in realtà lì si è cominciato tutto il lavoro e tutta la ricerca per capire come curarla questa patologia, andando a utilizzare farmaci che erano già in commercio e che c'erano già utili per queste forme. Quindi i primi esperimenti e le prime sperimentazioni sono state fatte proprio per questo, e anche qui al BEST abbiamo cominciato con la vitamina E, coenzima Q10 per esempio, che tutti sanno essere una sostanza che combatte i radicali liberi, ecco, tutti questi farmaci. Quindi, diciamo così, la ricerca del farmaco si è indirizzata principalmente su due componenti. Uno, quello di cercare di correggere e salvare un pochino i mitocondri da quelli che sono i radicali liberi. L'altra è quella invece di andare a potenziare la capacità del mitocondrio. Queste sono i due grandi categorie di farmaci che sono allo studio adesso e che sono disponibili adesso. Naturalmente non dimentichiamo il fatto di poter avere una terza frontiera o comunque un altro tipo di approccio, che è quello della correzione genica. Me lo ricordo perfettamente il giorno in cui diedi la proposta a me di vivere a solo, di provare più che altro.
E era un po' tremolante la notizia così. E la mia mamma ovviamente notava che era un po' in disaccordo, perché sappiamo tutti che la mamma è la mamma. E però mi disse: vediamo come va, provai. Nessuno notava problemi, anche perché non c'erano. Vivere da solo mi fa sentire benissimo. È una cosa che mi fa sentire molto più grande di quello che sono. Io non potevo avere figli per la mia condizione, e soprattutto perché la mia ragazza non riuscivamo ad avere un figlio. Allora, ma lo volevamo tanto, come fare? Alla fine, dopo anni di tentativi, abbiamo provato con la fecondazione e ci siamo riusciti. Quindi questo è stato il mio più grosso traguardo. È la mia medaglia più importante, vedo ogni giorno quando mi sveglio. Che ho voluto fino in fondo, e siamo andati a mia ragazza a prenderlo. Non ci parlavamo da giorni, io e Frederick. Ognuno perso nel proprio rancore. Improvvisamente mi è risuonata in mente una canzone. Così, dal niente. E più quella canzone cantava in me, più ho avuto voglia di ballare. Ballare e volteggiare. E gliel'ho chiesto, gli ho detto: vuoi ballare con me, Frederick? Se penso alla vita, alla mia vita, la canzone che mi verrebbe da associare è Nei giardini di che nessuno sa, di Renato Zero. Perché ha alcuni passaggi in cui mi riconosco molto. La mia canzone preferita è Non me ne accorgo, di Marco Mengoni. Ti aiuta un sacco a guardarti interiormente e provare a risalire a galla. Troverai l'equilibrio che cerco, oppure lo scoprirai in ogni dubbio che sei. Mi piace moltissimo la canzone Lazzaro di Subsonica, che dice: Lazzaro, alzate e cammina. E diciamo, da quell'idea di non mollare. Tra le cose mi dicevano: rassegnati, non puoi fare il baldo. È una cosa che non potrei mai fare, no? Non hai equilibrio. E poi andrei su una sedia a rotelle, quindi cancella. Invece, quando ero in Argentina, ho trovato questo contatto e questa ragazza che faceva questo baldo con una fune attaccato al soffitto. E mi ha detto: vieni, proviamo a farti ballare. Così, curioso, ho detto: ma ho fatto un po' di tutto nella vita, ma non ho mai provato a ballare. Proviamoci. C'è chi ha fatto pace con Frederick, chi ancora sta cercando una tregua, chi ha trovato la sua musica interiore e in quell'armonia volteggia sorridendo, chi ha ancora un groviglio di rabbia in fondo al cuore. Ognuno ha il suo Frederick, il suo compagno invadente con cui lotta, danza, cade e si rialza. Ognuno di noi sa che Frederick è nei nostri muscoli, nel nostro cuore, e sa che resterà. Ma ognuno di noi ha dentro di sé la voglia di continuare a tracciare nuove rotte e nuovi orizzonti per sé e per chi verrà. E sa che finché continuerà a sognare e a dare vita a quei sogni, Frederick non vincerà. Com'è il mio Frederick, dici? È senza forma. O ha tutte le forme. È luce accecante e buio che inghiotte.
è vetta e abisso. Sono io, ma anche tutti gli altri che incontro. E la voce che non si rassegna è il DNA che mi ha donato il destino, ma anche il destino che con le mie mani costruirò. Io mi sento una mamma rara, nel senso che ho dei figli con malattia rara, ed ero una ragazza semplice che amava leggere, amava la matematica, fare dei ragionamenti, e poi mi sono trovata ad affrontare una vita che non avrei pensato. Però io penso che la forza deve essere all'interno, trovare all'interno questa forza di andare, fondamentale anche nell'associazione, cioè far vedere non sei sola, ci sono tante altre mamme che vivono questo, e quindi cerchiamo insieme di trovare il meglio. Finita una sperimentazione, chiamiamo i pazienti per dare le buste dove c'è dentro l'attribuzione del trattamento, quindi o placebo o farmaco. E una paziente mi ha detto: guardi dottoressa, io non la voglio neanche aprire questa busta, perché a me non interessa. Nella ricerca ci vogliono tutte e due, io da qualunque parte sia stata, per me va bene. E in quella frase davvero quello che ho capito e quello che assolutamente voleva dire, che non mi sarei mai aspettata così, in maniera così limpida e chiara, era che la partecipazione alla ricerca e alla sperimentazione non era per se stessa, o non solo per se stessa, era per lei e per tutti gli altri, diciamo, della comunità di questa malattia. Credo che questo sia un insegnamento che io ogni tanto me lo ricordo, me lo ridico, e questa è una cosa che mi aiuta. Tutte le mattine devi essere consapevole, c'è la possibilità che cadrai 2 o 3 volte al giorno almeno, ma non è importanza quante volte cadi, ma quante volte hai la forza di rialzarti, tornare sulla sedia e continuare le cose che stai facendo. Il coccodrillo come fa a taratata, non c'è nessuno che lo sa, non c'è nessuno di troppo, non metta me capota e con il in fuga, ma il nostro senso piange. You can count on us.